Che giornata è, Forenza? È una giornata non solo di solidarietà ma di lotta, una giornata in cui anche l'Italia manifesta per cambiare l'Europa e non solo a sostegno del governo greco. Davvero la lotta di Syriza è la lotta di tutti noi. Ma c'è una parola che è sempre mancata alla sinistra italiana, che è coraggio, che è quella che mettono in campo Alexis Tsipras, il suo governo, Varoufakis. Loro hanno il coraggio di enunciare le cose come stanno. C'è un deficit democratico in Europa, l'Europa è governata di fatto dalla signora Merkel, che nessuno ha eletto come guida dell'Europa, ed è e la politica europea sono decise da un organismo come la Troica, che è un organismo illegale. Nessuno ha eletto la BCE, nessuno ha eletto il Fondo Monetario, e non c'è nessuna ragione per cui noi paghiamo le tasse perché ce le impone la Troica. Il motivo per cui vogliono sconfiggere Atene, la nuova Atene di Tsipras, è sconfiggere la possibilità che l'Europa cambi come è cambiata la Grecia, e difendere la Grecia significa difendere noi. Per quanto riguarda però la voglia di lottare e la voglia di cambiare di questo paese, pensi che siano maturi i tempi? Io penso che sia necessario, che non ci sia più tempo, che quindi sia urgente farlo adesso. Se sono maturi lo vedremo, ma certo, su questo non c'è dubbio, il tempo è ora. C'è una consapevolezza, la Grecia ha aperto la porta, adesso bisogna infilarci dentro il piede per allargare lo spazio. Secondo lei basta regalare una cravatta a Tsipras per dimostrare solidarietà? No, ma il governo non ha fatto solo quello, a Bruxelles spinge per un compromesso di svolta, sebbene a volte qualche dichiarazione del Presidente del Consiglio indichi posizioni diverse. Con le quali lei non è quasi mai d'accordo? Quando è necessario non sono d'accordo, votare la Costituzione da soli non mi trovo d'accordo e lo devo dire. La sinistra fa bene a vedere una stella polare nella sinistra greca di adesso. Le stelle polari abbiamo dismesso di averle da più di 50 anni. Ognuno deve imparare a fare la sua parte, naturalmente imparando anche dagli altri, però imparando, non pensando di poterli imitare. Abbiamo 25 milioni di disoccupati, evasione, corruzione. E non una politica che credo vada radicalmente modificata. Del resto, se uno lo guarda da italiano, in nome dell'Europa ci hanno tolto le pensioni, lo statuto dei lavoratori, hanno messo in discussione l'esistenza stessa dei contratti, privatizzato beni pubblici. Quindi è evidente che tutte queste politiche ad oggi non hanno prodotto alcun risultato per chi lavora, perché la disoccupazione aumenta, perché quella non è la strada, e quindi credo che sia importante che le persone si rendano conto che anche i problemi italiani si risolvono nel momento che si cambiano anche le politiche europee e si cambiano anche i governi, che continuano semplicemente ad applicare quelle che sono le ricette della Banca Centrale Europea. La grande forza di Syriza e di... E di Tsipras in particolare è stata quella, oltre ad essere concreto, di essere anche credibile, di sembrare affidabile. Di te la gente si fida abbastanza. Non ti interessa o ci potresti pensare a veramente diventare un candidato rappresentante di tutto quello che sta fuori dal Parlamento? No, io mi chiamo non Alexis ma Maurizio, e di cognome faccio Landini e faccio il sindacalista, ed ho intenzione di continuare a farlo, e penso che uno dei problemi che bisogna anche superare è quella di pensare che devi copiare da qualcun altro, oppure che il problema è avere il leader. Ne abbiamo, dobbiamo cambiare cultura, di leader in leader stiamo vedendo che stanno cancellando qualsiasi forma di partecipazione democratica. E poi, consentimi una tuta, chi l'ha detto che in Italia un nuovo leader deve essere uomo? Quindi si possono anche creare le condizioni che ci sia una partecipazione vera ed un processo di aggregazione sociale vero, che secondo me deve andare oltre le forme tradizionali della politica, perché oggi il tema è che la maggioranza dei cittadini non vota e non si sente rappresentata da nessuno, e a quello che dobbiamo rivolgerci. Continuare a leggerla così e non cogliere in realtà un bisogno di partecipazione e di cambiamento che non è riassumibile in questo o in quel leader. Mi pare che dal punto di vista politico non ci sia stata una dichiarazione forte da parte di Renzi su questa vicenda. Dal punto di vista dei negoziati io spero che Padoan abbia lavorato per dare una mano non soltanto alla Grecia, ma le ripeto, all'Italia, ma soprattutto all'Europa, perché se l'Europa rimane
quella della moneta, senza la politica ci saranno sempre più Salvini in giro, diciamo. Cremaschi, cos'è questo, un controcorteo? No, siamo venuti semplicemente a testimoniare il fatto che bisogna reagire in maniera ben diversa come stiamo reagendo oggi. Noi facciamo solo una piccola testimonianza allo strangolamento della Grecia. In Italia c'è un governo che sta strangolando la democrazia in questi giorni, il governo Renzi, un governo che sta adottando metodi reazionari e fascisti per strangolare la democrazia e che anche nella tradizione del fascismo italiano alleato della Germania per strangolare la Grecia. Qui siamo nella più pura tradizione della storia italiana. Ecco, di fronte a tutto questo bisogna decidere non di fare sì come la Grecia, ma non di fare delle liste elettorali che imitano la Grecia. Qui bisogna fare delle scelte diverse. Purtroppo la testa di questo corteo è in gran parte composta da tutte e tutti coloro che hanno distrutto la sinistra radicale in Italia. Cioè questa sinistra è oggi in Italia è la più piccola e la più ininfluente d'Europa ed è stata occupata da Renzi per sua responsabilità.